Oggi facciamo insieme una cosa di cui io ci vado matto, la cotoletta alla milanese, o anche chiamata costoletta alla milanese. Vediamo subito gli ingredienti. Burro. Burro? Sì, burro. Poi vi dico tutto. La carne di vitello da latte con l'osso, poi la farina, le uova e il pane grattugiato per fare l'impanatura. E questo per cuocere la cotoletta. Poi la rucola, e io qui in questo caso ho scelto il pomodoro merinda e non il pachino per fare l'insalatina che si accompagna sempre con la cotoletta, e un limone non trattato. Guardate che meraviglia, bello. Allora andiamo avanti. Allora, il burro, perché così tanto burro? Perché la vera cotoletta, la milanese, cioè quella cosa che fa che c'è una guerra tra austriaci e milanesi per chi l'ha fatta prima, viene fatta con il burro chiarificato. E adesso io avevo del burro che stava lì per scadere, e adesso lo chiarifichiamo insieme. Vi faccio vedere come si fa. Quindi guardate, temperatura bassissima, facciamo sciogliere lentamente il burro. Ma lo sapete che vuol dire lentamente? Lentamente, dai, via la temperatura tua. Mentre il burro così lentamente si scioglie e si deposita la caseina e si separa dal burro chiarificato, noi che facciamo? Stiamo fermi così con le mani in mano? No! Allora parliamo della nostra cotoletta. Allora, oggi guardate che bella, con l'osso ci abbiamo, bella battuta, la fate battere bene dal macellaio perché sennò viene troppo spessa. Noi la vogliamo spessa, sì, perché una roba sottile non ci piace, però deve essere battuta leggermente. Quindi adesso, allora, qui c'è una guerra tra austriaci e milanesi per chi l'ha fatta prima questa cotoletta. Allora, qui la storia è la seguente. Sembrerebbe che gli austriaci la facevano già con la panatura, mentre i milanesi la imburravano solamente. Sembrerebbe, non posso metterci la mano sul fuoco, no? Poi rompiamo le uova, batto le uova. Uso lo stesso terrina perché sennò camera fuma me mena. Ah, mi ha preso in giro. Usi una cosa per le torte. Sto usando una cosa con un bordino ampia dove io posso immergere la cotoletta. Vedete? Zaccate, zaccate. Così, vedete? Così ci entra bene. La bagno bene nell'uovo. Quindi prendete una fiorentina, una costata di vitello da latte. Vitello da latte. Carne bianca, come diceva un mio amico macellaio, carne bianca non fa mai male, ok? Vado così, io qua ho usato il panko, che devo fare? Mi piace. Schiaccio, facciamo aderire bene il panko, voi usate il pan grattato, o se no che fate? Tostate del pane in cassetta sul bianco e poi lo frullate grossolanamente, ok? Così Marchesi la faceva, col pan carré. Adesso mi lavo le mani e voi state lì un attimino. Il burro si è sciolto, vedete? Io adesso che faccio? Non devo assolutamente mescolarlo, lo sto schiumando, e se fate caso, se camera woman è brava, si vede sotto, vedete, piano piano sto facendo a schiumare, si sta separando, la caseina sta andando sul fondo, ok? Noi quindi ci servirà solamente la parte gialla, la parte che si deposita no, ok? Adesso, se è depositata la caseina, piano piano, io ho messo una garza stella dentro al passino e così verso il burro. Ho messo solamente quello che mi serve per friggere la cotoletta. Il resto me lo metto qui e me lo tengo in frigo. Quando mi servirà lo utilizzerò. Adesso cuciniamo la cotoletta, guardate che bella, cicciotta, bella spessa. Vediamo un po' se siamo pronti. Ma perché abbiamo fatto il burro chiarificato? Perché va fritta nel burro, ma il burro normale ha un punto di fumo troppo basso, invece il punto che il burro chiarificato ha un punto di fumo più elevato, quindi non si brucia. Andiamo. Nel frattempo, venite qua, facciamo la nostra insalatina dei pomodorini e li uniremo con la rucola alla fine, perché sennò la rucola poi diventa tutta quanta brutta. Intanto metto un po' di olio buono, quello siciliano di Frantoi Cutrera, buonissimo.
con il cucchiaio fate questo lavoro. Bagnate la cotoletta, perché non potete avere tutto questo burro da immergere la cotoletta, tutta la cotoletta, quindi fate questo lavoro qui, la bagnate così, le stemperate, intanto la cuocete anche, mentre la cuocete in basso, dalla parte inferiore la cuocete anche la parte superiore, piano piano, e poi la giriamo. La temperatura del burro deve essere chiarificata, deve essere intorno ai 160-170 gradi, perché dobbiamo cuocere dentro la carne, meglio 160, perché così non la bruciamo all'esternamente e poi dentro rimane cruda. Invece noi piano piano facciamo arrivare il calore all'interno, piano piano. Allora, lo sapete il nostro motto, dobbiamo amare, eh? Quindi in questo caso dobbiamo avere pazienza, farla tranquillamente e piano piano, ecco, coccolarla. Vi posso assicurare che ne vale la pena, è una bontà. E pochi la fanno in questa maniera, tutti usano la friggitrice, la maggior parte. Poi c'è qualcuno tradizionale che la fa in questa maniera. Adesso la giriamo con calma. Ah, guardate che doratura. E continuiamo a fare questo lavoro, così manteniamo sempre la temperatura. Ah, una cosa importante che non vi ho detto, la carne prima di friggerla, prima di impanarla, tenetela fuori dal frigo almeno un'oretta prima, perché così l'interno della carne sarà una temperatura non troppo fredda, sarà più facile da cuocere. Guardate che bello, guardate, eccolo qui. Mentre faccio questo bel giochetto, bello queste coccole a questa cotoletta alla milanese, dobbiamo fare una cosa importante, capire se è cotta o non è cotta. Allora, questo a casa ce l'avete tutti. Ce l'avete tutti a casa, va bene. Nella parte più alta io la foro e sento se è fredda, è tiepida, un altro pochino dobbiamo cuocerla. Lo sentite solo su questa parte qui del labbro inferiore e sentite se è freddo lo stecchino o se è caldo. Quindi io ho sentito tiepida, è quasi pronta. Allora, ma vi piace? Questo grembiule? Me l'ha regalato Giovanni Mariconda di Avellino, cuoco del pastificio Graziano, che saluto tantissimo. Grazie Giovanni, sto regalo bellissimo, guardate che bello, pure con le tasche, con l'infradito, Sabina con tutto, con gli anfibi, con tutto quello che volete, con i pantaloncini. Eccola qui, guardatela, bella, stupenda, carta assorbente. Prendiamo il piatto, anzi il tagliere, mettiamo qua due pomodorini al volo. Sale adesso metto, prima non l'ho messo il sale, ho messo soltanto l'olio perché sennò tiro fuori troppa acqua. La rucola, un goccino d'olio che qua non ce l'ha, non la strapazzo la rucola, asciugo bene la nostra cotoletta, la metto qui, così, una grattata di limone non trattato, non succo ma limone la buccia, sale quello buono e adesso assaggiamo. Mamma mia ragazzi, io voglio la parte qua cicciotta qua, la taglio tutta a fettine così, mamma mia. Delicata, gustosa, croccante, guardate, umida, guardate, umida, escono con i liquidi. La bontà. Quindi, ogni tanto si può fare, friggiamo col burro chiarificato. È una bontà, ragazzi, è stupenda, buonissima. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.